che giocano a violentare la natura. E che noi ammiriamo talvolta a torto, visto che i servigi che ci rendono sono sempre più discutibili. Nessuno ormai può prevedere dove ci portino questa o quella scoperta. Sono altrettante strade aperte alla fatalità e non più al genere umano. Per quanto la sorgente sgorghi fra le nostre mani, il corso del fiume ci sfugge. Il mondo ridiventa inconoscibile e noi non possiamo prenderne atto, a meno di accasciare i semplici che si attendono il miracolo, non la catastrofe. Un riassetto è ormai impossibile, il mondo è in brandelli. Più immaginabile una sintesi nel pieno di un cambiamento perpetuo. Bisognerebbe arrestare il movimento per poter considerare metodicamente tutto con distacco. Ma non è il nostro potere frenare il flusso che ci travolge. I più accorti sentono da anni che è troppo tardi, stiamo andando verso il caos. Stiamo andando verso la morte. Stiamo preparando la più colossale catastrofe di tutta la storia, quella che chiuderà la storia e da cui i sopravvissuti saranno segnati sino alla fine dei tempi.